investi nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione. Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo. Scoprila su docebo.com. Con il termine gamification si intende l'utilizzo di elementi ludici in contesti di altro genere. In sostanza si prendono in prestito tecniche e modalità dal mondo dei giochi, in particolare dai giochi di ruolo e dai videogame, e si riadattano in diversi ambiti, primo fra tutti quello lavorativo. Il concetto di gamification è stato coniato nel febbraio del 2010 dal game designer americano Jesse Schell durante un importante summit del settore dei videogame tenutosi a Las Vegas. Da quel momento in poi l'applicazione di elementi mutuati dai videogiochi ai settori produttivi viene riconosciuta a livello ufficiale. Il principio alla base della ludicizzazione è sfruttare le dinamiche del gioco per stimolare alcuni istinti primari di una persona, tra cui la competizione, lo status sociale, i premi e la scalata al successo. Punti da accumulare, livelli da raggiungere e ricompense da ottenere vengono traslati dal mondo dei videogiochi a quello delle aziende e delle start-up tecnologiche. E così irrompono nella realtà lavorativa degli esseri umani. Dagli anni zero in poi, algoritmi simili a quelli dei videogiochi si candidano a diventare i dispositivi regolatori delle nuove attività economico-produttive in epoca digitale. Quello che poteva sembrare fantascienza oggi è dato per scontato. Parliamo di un processo che ha contribuito a modellare le basi della gig economy, ossia l'economia degli impieghi ultraflessibili, i cosiddetti lavori a chiamata. E si tratta di un processo di cui vengono a galla anche i risvolti meno luminosi e più ambigui, i cortocircuiti che siamo chiamati a riparare. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Viene definita gig economy. È il settore produttivo legato alla fornitura di servizi che a partire dagli anni zero si impone con una crescita costante, capillare, fino a raggiungere un'enorme espansione. Si basa sul comandamento che recita «lavora quando servi». Prolifera sulla fine della prestazione d'opera continuativa ed è alimentato da un esercito di lavoratori improprio, la cui attività si riferisce a un tempo saltuario, breve, intermittente. Alle schiere dei gig workers appartengono ad esempio gli autisti privati, i corrieri e soprattutto i riders, le nuove figure lavorative che popolano il panorama globale delle odierne smart city. A gestire le mansioni all'insegna dell'on-demand provvedono le specifiche applicazioni delle piattaforme proprietarie. Sono algoritmi in veste di capi reparto digitali che regolano i flussi della forza lavoro sulle piazze invisibili della rete telematica, molto spesso attraverso dinamiche mutuate dal mondo dei videogame. È un processo che assimila i lavoratori allo status di piccoli imprenditori, spingendoli fuori dal perimetro di regole che dovrebbero tutelarli e consegnandoli al controllo di un algoritmo. E la gamification sono le basi della gig economy. Effettuare consegne a tempo record o portare a termine un elevato numero di corse nel minor tempo possibile significa acquisire punti nel ranking virtuale delle piattaforme, significa aumentare la possibilità di essere selezionati dai clienti e quindi guadagnare di più. Ma significa anche entrare nel loop di ritmi estenuanti senza poter godere di una serie di tutele. Tra una consegna e l'altra, tra una corsa
e un ennesimo cliente a portata di click tra un punteggio da accumulare e un livello da raggiungere prima di un collega sfumano i diritti. È l'uberizzazione del lavoro, è la gamification. Sono le basi della gig economy. Così la nuova economia dei servizi 2.0 ha cominciato a espandersi al riparo di una fitta cortina di equivoci. Si sfruttano le emozioni dei lavoratori per implementarne le prestazioni, lasciando che un impiego venga introiettato come un livello da superare o un punteggio record da realizzare in un videogame. Nell'era della globalizzazione, il management algoritmico è diventato la nuova zona grigia, un territorio senza regole né garanzie. Formazione e organizzazione lavorativa sono state progressivamente demandate alla gestione algoritmica, mentre la selva dei lavoratori occasionali con sempre meno diritti si allargava a dismisura. I sindacati potranno funzionare anche quando il lavoro sarà totalmente gestito dalle macchine? Si chiedeva la rivista Forbes qualche anno fa. E nonostante la soluzione rimanga molto complessa, il dato certo è che, senza chiamare in causa i lavoratori in carne ed ossa, difficilmente si potrà rispondere a un tale quesito e difficilmente potrà esistere un futuro pacificato per i diritti acquisiti. I riders rappresentano senza dubbio la principale categoria che ha sperimentato sulla sua pelle questo tipo di cortocircuiti. Negli ultimi anni le loro proteste hanno fatto luce sulla nuova zona grigia dominata dall'algoritmo, in cui prolifera l'inedita, preoccupante deregolamentazione del lavoro. E di recente è arrivata l'ennesima sentenza a fare luce sui bug della gamification, a far luce sui tilt della gig economy. Secondo Fabio Montalto, il giudice del lavoro di Palermo che ha accolto il ricorso dei sindacati, assegnare un punteggio di eccellenza tra lavoratori è discriminatorio. Il ricorso denunciava la condizione di alcuni rider che erano stati selezionati da una grande piattaforma di food delivery attraverso un punteggio assegnato in base alle loro pregresse disponibilità. In sostanza, dichiararsi disponibili alle consegne negli orari serali, durante il weekend o nei festivi, elevava il ranking dei futuri lavoratori a discapito di chi non poteva garantire simili turnazioni. Per il giudice Montalto si è trattato di una discriminazione indiretta e potenziale, ma comunque di una discriminazione. Porre i lavoratori in esplicita concorrenza tra di loro significa non considerare che esistono soggetti impossibilitati a offrire le stesse prestazioni per ragioni personali, familiari, di età, salute e molto altro ancora. Ragioni che l'algoritmo della piattaforma è ben lungi dal processare e considerare. E questo, secondo il giudice, è inammissibile. Per l'avvocata Matilde Bidetti, uno dei legali che ha presentato il ricorso, si tratta di una sentenza dall'importanza cruciale. Ha infatti dichiarato che ottenere a priori un punteggio d'eccellenza sulla base di disponibilità eccezionali che altri lavoratori non possono garantire è, senza dubbio, un atto di allarmante, seppur potenziale, discriminazione. Le società non possono essere cieche rispetto alle differenze sulla parità di trattamento e la partecipazione al lavoro, ha aggiunto la legale, non può e non deve penalizzare chi è portatore di un fattore rischio. Secondo l'avvocata, questa sentenza è fondamentale per le organizzazioni sindacali, che al tavolo delle trattative potranno migliorare le condizioni dei riders nelle trattative, appunto, con le grandi piattaforme. Come i distintivi virtuali da esibire nei videogame online per accedere ai livelli superiori, così l'algoritmo della piattaforma oggetto della sentenza richiedeva la disponibilità ai suoi potenziali lavoratori. Lavoratori come gamers, retribuzioni come punteggi, opportunità di impiego come livelli da superare, prima ancora che il gioco cominci. E una volta cominciato il gioco, effettuare consegne a tempo di record.
portare a termine un elevato numero di corse nel minor tempo possibile. È l'uberizzazione del lavoro, è la gamification. Sono le basi della gig economy di cui emergono gli ambigui risvolti e i cortocircuiti che è tempo di rimuovere per sempre. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Ricciotti. Il producer è Alex Peverengo.